un affresco di Celestino V recuperato grazie ancora una volta alla solidarietà, ma soprattutto ad un'intensa azione civica che come gruppo di azione civica Iemonnanzi portate avanti per moltissime iniziative. È un'opera importante che voi consegnate alla città alle nuove generazioni. Sì, certo, praticamente abbiamo salvato quello che rimaneva di un affresco secondo noi molto importante, perché è proprio alla fine di via Celestino V e ritrae, da quello che abbiamo potuto stabilire noi, perché si sa pochissimo in effetti, proprio San Piero Celestino. D'altronde questo era la strada naturale per arrivare a Collemaggio, perché qui si scende la costa di Vicenza e si gira, si esce da Porta Bazzano e si arriva a Collemaggio. Aver salvato questo affresco per noi è un motivo di grande orgoglio, perché appunto lo consegniamo alle future generazioni. È un'azione civica pura, noi abbiamo finanziato il recupero di questo affresco con i pochi proventi recuperati dalla vendita del calendario 2 anni fa. Quindi ancora una volta il gruppo Iemonnanzi si fa promotore, è un motore di iniziative che si concretizzano però grazie alla buona volontà di tutti quanti. E quindi Piazzetta di Picenze oggi ha un altro aspetto, perché voi in realtà ci siete già stati prima e l'avete resa dignitosa, decorosa, poi è intervenuto anche l'assessorato all'ambiente, però anche qui la spinta propulsiva è partita da voi. Sì, anche questo secondo me è un bel messaggio. Praticamente noi domenica scorsa siamo venuti qui in accordo con l'assessorato all'ambiente e abbiamo concretizzato un lavoro che poi si è rivelato essere di gruppo, perché noi abbiamo separato tutti i sampierrini dalle macerie e abbiamo ripulito la piazza, poi loro sono venuti, hanno caricato i sampierini, le macerie, le cose che avevamo accantonato, quindi con questo lavoro sinergico si è riusciti a ridare dignità alla piazza in maniera tale che oggi, per questo momento così toccante insomma, della presentazione e del recupero di questo affresco, questa piazza avesse riacquistato insomma, un minimo di dignità.